Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Sonfra Fire e benvenuti su Unifra. Oggi siamo su Steel Division 2 e parleremo dei Battlegroups o Intergannomazzi. Per fare il Battlegroup, quindi per fare il proprio mazzo, bisogna avere una divisione alla base del mazzo. Questa volta noi andremo a giocare con la 20ª Panzer. Si sofferma principalmente sui carri armati. Poi c'è la 25ª Panzer Grenadier, che si sofferma più sulle unità motorizzate. E poi c'è la 14ª e 28ª Jäger, che si sofferma di più sulla fanteria. Stessa cosa identica per le divisioni sovietiche. Poi ce ne sono anche di più comprando i vari DLC. E ci sono delle unità ungheresi. Cioè la prima Lovas e la 12ª Tortalek, che sono abbastanza interessanti. Oggi giocheremo con la 20ª Panzer giocheremo con la 5ª Panzer e qui vediamo un overlay superiore che ha gli activation point, che più o meno sono due punti ogni slot vale un punto, due punti, tre punti o quattro punti, dipende dalla quantità e dal numero di battaglioni che si vuole mettere. Per la difesa vi consiglio subito di mettere tutto, tanto non usate punti di attivazione. Prima cosa da mettere sono i Recon. Non hanno sottocategorie e si può scegliere un po' tutto. Io consiglio questi qua perché sono veramente ottimi, essendo che hanno la mitragliatrice. I Recon vi consiglio sempre di utilizzarli all'inizio. Anche questo qui è molto buono come Recon, però non è resistente ai colpi. Questo può essere un'idea, ma io di solito uso i Panther o il Panzer. Panzer 4 o il Panther D. Mettiamola nella fase B e poi si può scegliere l'esperienza. Niente, minima o massima. Mettiamo di esperienza 2. E si torna indietro. Le unità Recon le abbiamo messe. Qui adesso abbiamo tutte le truppe che ci sono nella 5ª Panzer, che sono gli Earth Trooper, che sono ottimi per rinforzare. Consiglio i Pioneer perché sono molto buoni. Panzer Grenadier Führer con il Panzerfaust. Questi, i Panzer Grenadier Führer, aumentano l'esperienza delle truppe o dei carri che sono vicini. Quindi mettiamolo. Facciamo per la fase B. Ricordate sempre di non mettere tutto nell'A, perché infatti più si va verso le fasi più lontane e più aumentano le truppe che ti dà. Quindi bisogna raggiungere sempre un buon compromesso. Poi ci sono i carri. Ovviamente tutte le unità hanno le proprie specialità. Gli Earth Trooper prendono un po' meno danno. Panzer Grenadier aumentano l'esperienza delle truppe. I Panzer Grenadier con il segno del cacciacarri hanno il Panzerfaust.
a differenza di quelle sovietiche che hanno un lanciatore o bazooka, che poi no, non mi ricordo come si chiama di preciso. Si può scegliere pure il trasporto, come il non poter trasportare le truppe. Poi c'è il KFZ-70, l'Open Blitz, l'SDFKZ, poi c'è l'11 che è quella coperta. Questa qui è ottima perché può sparare, può rimane per dare supporto. È ottima anche questa, ma è decisamente lenta. Questo si mette a come si preferisce e quale unità si vuole che arrivi prima. Cioè, quale unità vuoi che arrivi prima sulla scena. Poi ci sono i carri. I carri consiglio di mettere il Tiger nella posizione C. Difatti ce ne sono ben 8. E vi posso assicurare che 8 tagliere fanno decisamente male. I Panzer 4 consiglio di metterli all'inizio, come i Panzer 4 Führer. I Panther sono buoni da mettere nella fase B, come il Panther A normale, il Panther Führer e il Panther G. E il Panther G normale. No, scherzo. Poi se proprio si vuole si può mettere un Tiger, ma non lo consiglio francamente. Metterei piuttosto 4 Panther A alla fine. I carri, che difatti le unità come gli Sturmtruppen o le truppe di fanteria hanno gli Stug. Se si scegliono i carri, consiglio sempre di utilizzarli un po' tutti. Il supporto. Il supporto è fondamentale. Qui varia da mappa a mappa, quindi consiglio sempre di fare più battle group. Difatti i Flammenpanzer sono ottimi per la città, ma pessimi per gli scontri da lontano. Poi c'è il Grill. È ottimo per andare contro la fanteria. Poi ci sono vari Panther e Tiger e gli MG. L'MG 42 è essenziale. Consiglio a tutti di almeno metterle nella fase A. Io utilizzo di solito metterle nella fase A e nella fase C. Mettere il Flammenpanzer nella fase A. I Flammer, che fanno più o meno lo stesso lavoro dei Flammenpanzer, li metterei dopo. Il Grill e l'Open Blitz, che è serve assolutamente. Io consiglio di metterli nella fase B perché nella fase A non si utilizzano praticamente mai, e nella fase C invece è troppo tardi. Anticarro. Anticarro, qui abbiamo una scelta non troppo vasta perché abbiamo preso la quinta Panzer. Abbiamo i Panzerschreck, che servono per forza di metterli nella fase A, ottimi per le imboscate. Poi io consiglio sempre il pack. Il pack è ottimo. Io lo metto sempre nella fase A e al massimo nella fase C. Poi c'è il Marder, che io metto sempre nella fase B. Fa male, ma è veramente, veramente tanto scoperto. Infatti ha un 20 mm davanti, e invece dietro c'è un 10 mm. Questo è ottimo per rinforzare le posizioni, consiglio sempre. E il Pack 36 si può mettere al posto del Panzerbuschen 42, fa più o meno lo stesso lavoro. L'unica differenza è perché il Pack 36 va a penetrare con più facilità.
penetra fino a 180, a differenza dei 100 che fa il Panzerschützen 41, che però è più accurato nel tiro ed è migliore come ratio di fuoco. In realtà ci sono pure questi. Questo è una scelta vostra, perché l'unica cosa che cambia sono le armi. Invece di un MP40 diventa un GG43. Questo è tutta una vostra decisione. E poi passiamo all'antiaereo. Il FLAC 41, come mi ha fatto notare Gabri, è ottimo anche come anticarro, ma niente. È ottimo anche come anticarro. Il PAC 41 ci mette veramente tanto ad arrivare, quindi consiglio sempre di metterlo nella fase C per averne un numero esiguo e di mettere prima i FLAC 43 da 37 mm. Poi qui è una decisione un po' vostra, perché io consiglio di mettere, se non volete mettere il FLAC 41 perché magari vi trovate male, consiglio l'SDKFZ, che non dico che sia uguale al FLAC 41, ma fa male più o meno come lui. Io non so cosa consigliarvi, perché il Jeopard fa meno male ma si può muovere. Scusate la pessima pronuncia, ma non sono tedesco e non ho mai studiato tedesco. A differenza del FLAC 38, il FLAC 38 fa più male, se messo in agglomerati 4 butta giù un aereo senza troppi problemi, però non si può muovere, cioè non si muove con una lentezza disarmante. Io andrei sul FLAC 38, essendo che è molto simile a quello che uso io con Reich. Poi c'è artiglieri. L'artiglieri, cioè questa qui che è molto molto forte, difatti chiama artiglieria che è fuori dalla mappa e fa tanto veramente tanto male l'artiglieria fuori mappa. Ne consiglio di utilizzarlo nella fase C, così avete tre batterie che sono pronte a fare fuoco. Nella fase C 3 Hammel. E poi andare nella fase B con, e andare con nella fase A con questi, con il mortaio, perché si avvicina più velocemente ed ha un supporto migliore dal vicino. Abbiamo quasi finito, passiamo al punto cruciale. Questo ho fatto male i conti ed è venuto fuori che non basta. Io toglierei il pack, francamente. Okay. L'aereo si va molto a piacimento, perché qui c'è solo un bombardiere, che è lui, che ha una da 250 e 4 da 50. Lui è ottimo per distruggere i carri, quindi, e per distruggere gli aerei in volo. Io consiglio di mettervelo nella fase A. Io di solito scelgo l'aereo piccolo, ma in questo caso ha più senso prendersi quelli grandi, che si mettono sempre nella fase A. Vediamo un attimo, no, sono più o meno uguali. Sì. E poi io i Recon li trovo ben poco sensati, perché si buttano giù con troppa facilità e però alcune volte ti possono salvare, quindi se ci avete abbastanza punti vi consiglio di utilizzarlo. Purtroppo non è la mia situazione, quindi non posso usare Recon. No, non posso utilizzare Recon. Ricordo sempre di salvare alla fine di tutto, mettere un nome a. Poi si può mettere il tipo di spiegamento, e questo bisogna un po' provarlo.
Di solito si arriva sempre a questa situazione, ovvero che hai un solo punto e non sai come spenderlo. Poi si fa salva e lo si va a provare. Un'altra cosa che si può fare è l'autofill. Autofill mette lui i carri e poi voi modificate a vostro piacimento. Tipo qui mette due unità di flak 41. Ha ben poco senso, quindi si mette un'unità in fase C. Qui utilizza più unità, si può mettere questi qua e così si blocca più o meno fino a, cioè così almeno si utilizzano tutti i punti. Non è ottimale, ma non fa nemmeno così tanto schifo. Carri e senza carri ho messo. Poi mi trovo bene con tedeschi 1, adesso non ci so più giocare. Tedeschi no carri e quando voglio avere una partita pulita metto medium, tedeschi no carry e scelgo a lui russi no carry. Così entrambi non abbiamo carry e si gioca una partita un po' più pulita. Voglio solo farvi vedere un'ultima cosa, che è questa qui. Ti fa vedere tutte le unità disponibili, perché sono fatti veramente veramente bene. Merita, merita. Soprattutto se siete degli appassionati. Sono fatti. Vi consiglio di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda, non esitate a scriverla qua sotto. E noi ci vediamo a un prossimo video. Bella!